Gian Piero, qualche mese fa, proprio qua, su questo posto, ci siamo visti per la tua oramai abituale denuncia delle cose che non vanno nel nostro territorio, per questa strada provinciale, ma che attraversa il territorio comunale tra Vairano Patenora e Pietravairano, perché per questo cedimento della struttura del mando stradale la provincia e il comune stavano lì discutendo per chi doveva fare i lavori, ma poi dice bisogna mettere in sicurezza perché la casa che c'era prima dice, era pericolosa per poter fare i lavori. Bene, è passato un anno e mezzo, la casa adesso non c'è più, è stata abbattuta, però sembra che ancora qua è tutto bloccato. Sì, è assolutamente tutto bloccato e tutto fermo. Ma come Antonio, io voglio partire un po' dall'inizio di questa strada, che il tratto urbano noi conosciamo come Via Risorgimento. Ma come hai potuto vedere e come vedranno anche i cittadini, a parte quelli di Vairano Scalo, Patenora e Marsanello che già conoscono, questa per quanto mi riguarda non è più via Risorgimento ma via Distruggimento, una strada distrutta per i continui lavori, ma il tratto interessato è lì dove c'è passata la rete idrica qualche anno fa. Sappiamo che non vorrei passare da un, diciamo, da un problema all'altro, però voglio dire, se questa strada sta cedendo e soprattutto nei tratti dove è passata la rete idrica, cosa succederà? Si romperà anche la rete idrica tra qui a qualche, sì, qualche mese? Si è creato proprio un avvallamento. Che... Ci sono avvallamenti che poi oltretutto e principalmente creano dei pericoli, tanto è vero che le macchine per non finire in questo canale, perché si sta creando un canale, si spostano verso sinistra, verso il centro della strada, per non parlare, se vai lì dentro con una bicicletta, a me è capitato, ti puoi far male, quindi queste sono le storture di un territorio, di un'amministrazione comunale, ma soprattutto provinciale in questo caso. Questo dove ci troviamo, Gian Piero, è territorio di quale comune? Allora, questo è il territorio fino a qua, è Vairano Patenora, quindi amministrato dal sindaco Supino, anche lui intervenuto con un altro, rilasciando un'intervista ad un'altra testata giornalistica online, il quale, lo devo dire, il giornalista lo incalzò a dire le cose come stanno, ma lui ovviamente si comporta sempre da neutrale, non riesce a prendere una posizione, non so il motivo. O meglio, il motivo c'è, visto che hanno presentato qualche giorno fa il candidato Martuscello alle europee insieme al presidente Giorgio Maioccola, si è presentato in qualità di sindaco di Vairano a presentare il candidato di Forza Italia, quindi voglio dire, lui personalmente lui deve essere il primo a dover spingere la provincia a iniziare da questo posto, perché lo ripeto ancora una volta come ho fatto qualche mese fa, che ormai è passato tanto tempo, oltre che ha festeggiato il compleanno dalla chiusura, spero che non festeggerei il 18° compleanno, ma ha fatto quello di un anno. Come hai iniziato tu, hai esordito tu, c'era il problema della casa, come avevano detto gli addetti ai lavori, che poteva creare soprattutto il problema a chi doveva iniziare a fare i lavori, quindi gli operai, ma adesso la casa è stata buttata giù, ma la strada è ancora chiusa. Questa è una strada, lo ripeto ancora una volta, che oltre a mettere in collegamento Pietravairano con il confine Marsanello e Vairano Scalo, ricordiamo le scuole, le attività commerciali, gli uffici, il poliambulatorio, cioè questa è tutta gente anche che... perché dovendo poi attraversare l'altra strada manco sta messa tanto bene. L'altra strada addirittura è comunale, che è distrutta, quindi molte volte i cittadini di Pietravairano preferiscono o andare sulla Casilina oppure prendere addirittura la superstrada.
strada ancora di più pericolosa. Perché? Perché un ente provincia che in continuazione pubblicizza insieme al presidente Giorgio Maiocca e i suoi fedelissimi i vari interventi stradali su strade provinciali, perché attualmente si stanno svolgendo lavori su strade provinciali. L'ultima apparizione di Giorgio Maiocca, presidente della provincia di Caserta, proprio su Facebook, è venuto un giorno fa, ancora interventi sulla viabilità provinciale. Io pensavo che si trattava appunto della nostra strada provinciale, la 296 se non ricordo male, invece è quella di Trefilisco, quindi Bellona Ponte Latone. Purtroppo, cari cittadini pietravairanesi e vairanesi, noi molto probabilmente, non secondo Giorgio Maiocca, secondo Stanislao Supino, non facciamo parte della provincia di Caserta e di Terra di Lavoro, quindi dobbiamo attendere, non si è capito cosa e quali sono i motivi, perché poi c'è il mutismo, non so se è mutismo selettivo o è mutismo per qualche problema tecnico, politico, scientifico, non si capisce. Fatto sta che questo è non è via Risorgimento, né nel tratto urbano né nel tratto di collegamento Vairano-Pietravairano, è via distruggimento, e questa è la vergogna di questa parte di Terra di Lavoro, dimenticata. Questa strada, oltre a mettere in collegamento, come ho già ripetuto, Vairano e Pietravairano, mette in collegamento i comuni del Matese, sotto il Matese, Raviscanina, Sant'Angelo e tutto il resto, Ailano, tutte le strade metto in collegamento appunto con Vairano, dove Vairano si va a prendere l'autostrada a Canello, dove si va a prendere il treno per andare a Napoli e a Roma. Devono fare un giro enorme su una strada che fa schifo o su una superstrada pericolosa. Questo è quello che forse probabilmente, secondo, ripeto ancora una volta, sia il sindaco di Vairano Paternò sia Giorgio Maiocca, presidente della provincia, ci meritiamo. Io penso proprio di no, ma questo è anche per effetto, perché io lo voglio dire, io spero che questo governo stanno riflettendo su questa questione. Spero che la prossima elezione ritornerà la palla ai cittadini, perché come ben sapete tutti, questi se la cantano e se la suonano, si votano. Parliamo del Consiglio Provinciale. Del Consiglio Provinciale si votano tra di loro, no? Perché il buon Renzi disse che dovevamo risparmiare e hanno risparmiato sull'ente dove non si doveva risparmiare, perché appunto doveva dare dove ci doveva essere ancora le elezioni, in modo che uno eleggeva il proprio consigliere provinciale, aveva l'assessore. Ditemi voi oggi con chi vai a parlare. Questa zona non ha rappresentanti nel consiglio provinciale, o meglio c'ha quello di Sant'Angelo. A parte quando è stato eletto, non ho visto più, non so se respira, se parla, se canta, se suona, non lo so. Boh, gli facciamo un appello? Gli faccio un appello, scusa. Michele Caporaso. Ci conosciamo perché lui è un allevatore bufalino, anche se sta dall'altra parte, non sto dalla parte dove sto io, anche in questo caso. Ti vuoi interessare un po' di questa strada provinciale, visto che sei il delegato della zona? Ok, questa è una semplice domanda da un cittadino, anche se attivista politico di sinistra italiana, ti faccio questa semplice domanda. Questo è tutto, spero che da qui a breve riavremo la strada provinciale, si riaprirà, non avremo più, questo è un degrado. Le immagini dopo, se Antonio fai una carrellata, erba, piante, tutto si sta continuando a rovinare.
questo è tutto. Tanto io ti ringrazio sempre per la... Che fra qualche mese veniamo per i lavori completati. Assolutamente sì, faremo una grande festa, spareremo i fuochi, cantanti, tutto quello che volete. Anche noi cittadini faremo una colletta, probabilmente l'ente provincia non ha soldi. Faremo una colletta e faremo una grande festa per averci restituito la strada. Anto, ti ringrazio ancora una volta per la disponibilità, io ti chiamo in continuazione, ma sei l'unico con cui... È un servizio che dobbiamo dare ai cittadini. Grazie ancora e grazie per l'attenzione ai cittadini. Grazie a te, Gio. Forza, no, dobbiamo combattere, è l'unica soluzione. Ciao.